va ribaltato e non può essere aggiustato, ma questo non è il nostro scopo, perché qualsiasi adeguamento, aggiustamento, come si chiamava, di questo sistema lascia intatte le contraddizioni fondamentali che producono appunto crisi, guerre, miseria, povertà, sfruttamento. Diciamo che per la maggior parte della gente questo termine, ribaltare, rovesciare il capitalismo, può sembrare qualcosa di così, molto astratto, velleitario. Per noi marxisti ha un chiaro significato politico, significa abolire il dominio di classe e in termini più, diciamo, scientifici, significa abolire la scissione tra i mezzi di produzione e la forza lavoro, quindi la scissione che si presenta nella società capitalistica tra lavoro salariato da una parte e capitale dall'altra. Ecco, anche questo nell'ideologia corrente è qualcosa che può apparire strano, perché se parliamo anche nel linguaggio comune sentiremo dire che il capitale è necessario, senza capitale non si può lavorare, perché si identifica i mezzi di produzione con il capitale. In effetti nel capitalismo i mezzi, gran parte dei mezzi di produzione sono capitale, cioè rappresentano una certa quantità di denaro investito, il cui scopo è accrescersi, diventare un capitale più grande nelle mani di chi lo possiede, di una classe, della borghesia. Però questa è una questione che riguarda il rapporto sociale, non riguarda la produzione, non riguarda la produzione di beni che servono per vivere alle persone, all'umanità. Ecco, quello che Marx appunto scopre è che questa scissione tra lavoro salariato, tra chi svolge il lavoro e i proprietari dei mezzi di produzione, costituisce la base sociale appunto della società capitalistica, e è possibile un'altra società, come c'è già stata molto prima del capitalismo e di altre forme classiste di società, una società senza classi, cioè una società in cui i mezzi di produzione non sono più capitale, ossia non sono più uno puro strumento da parte di una classe per potersi arricchire sul lavoro di un'altra classe. Quindi la società per cui noi lottiamo è una società in cui i mezzi di produzione non sono più capitale, sono semplicemente degli strumenti per produrre quello che Marx chiama i valori d'uso, quindi qualcosa di utile alle persone, utile all'umanità nel suo insieme, ma non all'arricchimento di qualcuno sulle spalle di qualcun altro. Quindi mezzi di produzione che diventano direttamente sociali. Nel capitalismo, cioè in fondo il problema della società capitalistica è tutta qui, cioè nel fatto che la produzione non è direttamente sociale. Cioè oggi come un secolo fa si produce solamente se una determinata produzione permette ai capitalisti, alla borghesia, di fare più soldi, quindi solamente se si ricava un profitto, solamente se dal lavoro dei lavoratori si ricava più ricchezza, ma non per i lavoratori stessi, ma per i loro datori di lavoro. Quindi invece è possibile una società in cui si produce solamente perché c'è un bisogno sociale da soddisfare.
Oggi ci possono essere, anzi ci sono, bisogni sociali a cui non corrisponde una produzione, perché se abbiamo milioni di persone ancora che rischiano di morire di fame e muoiono di fame, se abbiamo milioni di persone che muoiono di malattie perché non hanno i soldi per comprarsi le medicine, ecco, qui c'è un bisogno ma non vi corrisponderà una produzione perché non c'è da ricavare un profitto, così come se c'è concorrenza, scontro tra stati e quindi c'è una domanda solvibile di armi, che perché vengono raccolti i soldi con le tasse, allora si produrranno quelle armi, rappresentano un bisogno sociale, sì, se vogliamo, un bisogno della borghesia, di una borghesia contro un'altra borghesia o per reprimere il proletariato, ma non è un bisogno da un punto di vista umano, anzi è un qualcosa di negativo rispetto allo sviluppo umano, però vengono prodotte le armi, vengono prodotte veleni vari, droghe eccetera, perché danno un profitto. Quindi quello che è il criterio della produzione sociale capitalistica è quella del profitto, ed è anche non solamente il criterio così in generale, è anche il regolatore della società capitalistica. Quindi si produrrà una merce nella misura in cui questa permette un profitto. Ma se c'è un profitto alto in un settore, magari un settore nuovo che appena si è aperto, eccetera, allora tutti investiranno in questo settore e quindi dopo un certo periodo di tempo, basta guardare quello che sta succedendo, lo so, in Cina adesso con la siderurgia, in cui ormai la Cina ha una capacità produttiva tale da soddisfare la domanda di acciaio di tutto il mondo, e quindi inevitabilmente si è arrivati alla sovrapproduzione di capitali e di merci, e quindi inevitabilmente poi si arriva a una crisi, ed è solamente col fatto che producendo più di quanto la società ha bisogno i prezzi si abbasseranno, perché non c'è più una domanda, c'è un'offerta che sta superando una domanda, allora la società nel suo complesso, i capitalisti nel loro complesso si accorgeranno che hanno esagerato con l'investimento in quel settore, e allora è solamente attraverso la crisi, quindi la caduta dei prezzi, la caduta dei profitti, i licenziamenti, quindi gente lasciata sulla strada, lavoratori lasciati sulla strada, che il capitalismo sarà in grado di correggere se stesso. E questo avviene continuamente, quindi il capitalismo è un sistema anarchico. E si potrebbe anche pensare, anzi, tutta l'ideologia borghese, soprattutto quella liberista oggi in voga, ma anche i riformisti, hanno sostenuto che il mercato è l'unico regolatore effettivamente capace, perché non è possibile allora tirare in ballo l'Unione Sovietica, eccetera, per dimostrare che quel sistema non ha funzionato. Noi neghiamo che l'Unione Sovietica fosse un sistema in cui ci fosse un piano sociale, e anzi non possiamo anche dimostrare col fatto che nell'Unione Sovietica la forza lavoro era una merce che veniva venduta spesso addirittura ai cancelli delle fabbriche, dove andavano, non potendo scioperare, andavano davanti ai cancelli per cercare di farsi assumere a un salario maggiore, ma c'era un mercato della forza lavoro, quindi c'era anche lì forza lavoro e capitale, anche se il capitale era concentrato nelle mani più o meno dello Stato. Adesso non entro in questo argomento che ci porterebbe lontano. Però questa tesi che, quanto diceva Lenin in Stato e Rivoluzione, che si sarebbe arrivati a un piano sociale in cui la cuoca poteva dirigere questo piano sociale, quindi non c'era bisogno di grandi specializzazioni, magari ai tempi di Lenin era un salto un po' troppo lontano, ma oggi con internet che ci permette di comunicare in tempo reale su scala globale,
chiaramente questa che poteva apparire un'utopia è una possibilità concreta sotto gli occhi di tutti noi, perché se io ho bisogno di un paio di scarpe, allora posso, schiacciando un pulsantino in un programma mondiale della produzione, posso dire, quindi c'è bisogno di un paio di scarpe di questo numero, di questo colore, di questo tipo, eccetera, e da qualche, in quella parte del mondo dove si produce questo paio di scarpe verrà prodotto e mi verrà dato il cambio del mio apporto alla società con il mio lavoro. Adesso non entriamo a codificare come sarà una società diversa, perché saranno gli uomini che ne faranno parte a determinarlo, ma oggi questa produzione direttamente sociale, quindi una produzione direttamente per soddisfare i bisogni sociali e non per arricchire qualcuno alle spalle degli altri, è una possibilità reale, concreta, possibile. Quindi è da questo punto di vista, appunto, quindi di una società diversa, per arrivare alla quale bisogna rovesciare questa, appunto, che è il punto di vista di questa analisi che abbiamo cercato di condurre nel libro. E il libro è composto di diversi capitoli, qui oltre, diciamo, agli articoli originali. Penso che già il fatto di poter presentare articoli scritti anche 12-13 anni fa senza modifiche, diciamo, è una conferma che comunque il metodo utilizzato non ha trovato smentite in quanto poi è avvenuto, anche perché si tratta di analisi tutte fatte per quanto possibile su lunghi periodi di tempo, quindi nel vedere non la congiuntura dell'andamento del capitalismo nel giro di qualche mese, ma vederne le tendenze di lungo periodo. E a che scopo? Bene, pensare come magari si pensava quando da giovane si è un po' presi dall'idea che tutto sia riducibile a delle formule. Ecco, pensare che sia possibile prevedere modi e tempi di un sollevamento rivoluzionario sarebbe un errore. Cioè, basta vedere oggi in Francia sono in corso delle lotte importanti, chi poteva prevedere, cioè se noi guardiamo quello che è successo in Italia rispetto al Jobs Act, potevamo pensare che passasse in maniera analoga, in fondo sono le stesse misure flessibilizzazione del mercato del lavoro, sono le stesse misure che favoriscono la borghesia, che favoriscono i padroni rispetto ai lavoratori dipendenti, portati avanti anche in Italia, e che in Italia sono passati senza un'opposizione. C'è stato, sì, hanno le confederazioni, anzi solamente CGIL e UIL, hanno fatto uno sciopero di facciata, sindacati cosiddetti di base hanno fatto qualche altro sciopero, ma con di bassissima incidenza a causa della loro debolezza e divisione, e tutto è morto lì, e Renzi è passato come un muro compressore. In Francia sta succedendo diversamente, se non dico che in Francia è iniziata la rivoluzione, ma la Francia, senz'altro, i lavoratori in Francia danno l'esempio di che cosa si sarebbe potuto fare anche in Italia se ci fosse stata una reazione dei lavoratori. E non è che in Francia è tanto dovuto al fatto che esistono dei sindacati o dei partiti diversi, sì, PCF all'opposizione a un certo punto ha deciso di cavalcare la cosa, e è probabile che poi quando arriverà il momento giusto si tirerà indietro, comunque no, no,
non facciamo previsioni anche su questo, però è partita spontaneamente, molto spontaneamente nella fase iniziale, una reazione di giovani prima e di lavoratori poi, che stanno portando a lotte anche consistenti, soprattutto di piazza, in cui una generazione di giovani sta imparando cos'è il capitalismo, sta imparando a lottare contro il capitalismo, a opporsi, e quindi è già un punto di partenza per non limitarsi a subire gli attacchi della borghesia. Ecco, dicevo questo, non era facile quando scoppia una rivoluzione, non è che è una cosa che a tavolino si potesse prevedere, calcolare. Lenin qualche mese prima dello scoppio della rivoluzione in Russia, di febbraio, era ancora in Svizzera e pensava che, in un discorso lo diceva, che sarebbero state le generazioni che lo avrebbero seguito a vedere la rivoluzione. Poi la storia spesso delle accelerazioni molto rapide. Comunque, appunto, proprio l'esempio della Francia ci mostra che tutta una serie di ideologie, che le classi sono scomparse, che anche la lotta di classi è qualcosa vetero, eccetera, vengono spazzate via in brevissimo tempo da una lotta che è una lotta di classe, in qualunque forma sia avvenuta, stia avvenendo, è una lotta dei lavoratori contro il capitale, che cerca di rendere più facili i licenziamenti, che cerca di prolungare l'orario di lavoro, quindi aumentare lo sfruttamento, fargli fare straordinari non pagati o pagati pochissimo. Quindi è una cosa vecchia come il capitalismo che analizzava Marx, sono le stesse cose che stanno succedendo. Quindi un primo tema di fondo del libro, di questa analisi, è proprio quello delle classi sociali, della loro evoluzione e trasformazione. E questa analisi viene fatta soprattutto su divisa in due settori, quindi le metropoli, i paesi a capitalismo avanzato da una parte, e i paesi ex arretrati, ex terzo mondo, adesso in via di sviluppo emergente a seconda del livello di sviluppo raggiunto, dall'altro. Molto brevemente cerco. Paesi a capitalismo avanzato. Nei paesi a capitalismo avanzato un'ideologia che si era molto diffusa negli anni 60 e 70 era l'ideologia della middle class, anche in Italia, partita dagli Stati Uniti, ma anche in Italia era diventato molto un'ideologia alla voga, cioè in voga, che praticamente la visione di Marx nel manifesto, secondo la quale le classi sociali si stavano polarizzando, quindi la borghesia da una parte e il proletariato dall'altro, mentre la piccola borghesia che stava in mezzo si disgregava e veniva assorbita in grande parte nei ranghi del proletariato, e solo in piccola parte riusciva poi a salire e diventare media e grande borghesia. Appunto, la tesi invece dell'estendersi di questa classe media che negli Stati Uniti rifletteva, uno, il fatto che gli Stati Uniti erano il principale paese imperialista, che quindi disponeva anche di sovrapprofitti grazie alla sua posizione semi-monopolistica sul mercato mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi poteva distribuire delle briciole. Dall'altro, lo sviluppo dei colletti bianchi, quindi del lavoro impiegatizio rispetto al lavoro manuale, in seguito anche a sviluppi tecnologici, eccetera, avevano portato negli anni 50 e 60 a crescere, diciamo, quello che si chiamava un imborghesimento, comunque a una classe operaia che sperava di diventare piccola borghesia,
comunque si poteva comprare la macchina, il televisore, tutti gli elettrodomestici all'americana, quindi. E anche nella distribuzione del reddito c'era un certo appiattimento, cioè c'era quindi anziché una polarizzazione tra i ricchi sempre più ricchi da una parte e una massa di poveri alla base, c'era un rigonfiamento al centro di strati impiegatizi con redditi medi. Ecco, poi queste analisi anche in Italia, allora c'era Paolo Silo Slabini, facevano delle analisi che erano basate soprattutto sul reddito, quindi su quanto uno percepisce. Questo non è marxista, la politica marxista quel che conta sono i rapporti di produzione, quindi se io faccio un lavoro vendendo la mia forza lavoro e il padrone si prende il mio prodotto, se lo vende sul mercato, ecco, allora c'è proletariato e borghesia, indipendentemente da quanto sia il livello salariale in quel momento, chiaramente. Poi c'è anche il manager che formalmente è dirigente, che formalmente è salariato, ma in realtà sta svolgendo una funzione capitale, quindi gli danno anche pacchetti di azioni e stipendi che non hanno più niente a che fare con ciò che è necessario per vivere. Comunque, questa ideologia aveva un suo fondamento, ma oramai non se ne parla più, anzi è diventato oramai una cosa ammessa ammessa generalmente riconosciuta, il fatto che negli ultimi 20-30 anni, anzi negli Stati Uniti più o meno e dai primi anni 80, che è in corso una polarizzazione sociale crescente, quindi i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri più poveri, quindi misurandoli con tutti gli indici che vogliamo, quanto è il reddito del primo 10% più ricchi, quanto è il reddito del primo 1%, quanto è il reddito del 40% inferiore della popolazione, abbiamo con ogni misura che vogliamo prendere sul reddito e ancora di più sulla ricchezza detenuta, che gli strati inferiori vedono ridurre la loro quota. Adesso non vi voglio riempire di dati, nel libro ci sono mi pare 82 tabelle, non so più quante, quindi trovate tutti i dati che volete se volete documentarvi. Comunque è ormai universalmente riconosciuto che su scala mondiale questo sta avvenendo, sia nelle metropoli ma anche nei paesi emergenti, questa crescente polarizzazione che è la conferma di quanto prevedeva Marx nel manifesto, con una riduzione della piccola borghesia. E come dicevo prima, in realtà non è cioè il fatto del reddito è una conseguenza del rapporto sociale, ma se anche andiamo a vedere il rapporto sociale, ossia se c'è un aumento della piccola borghesia o una sua restrizione, ecco, nel libro potete trovare dei capitoli che analizzano la formazione economica sociale americana, perché americana, Marx analizzava l'Inghilterra che allora era il paese di punta del capitalismo, oggi sono gli Stati Uniti, diciamo, che segnano la strada rispetto agli altri paesi capitalistici, e sono quelli dove il processo di proletarizzazione era già, si poteva dire, completato già con la Seconda Guerra Mondiale. Però analizzando cambiamenti nella società americana anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo che è aumentata ancora di molto la proletarizzazione, e si è di molto diminuita la piccola borghesia. Adesso non vi sto a dare tutti questi dati, comunque diciamo nel 1950 i lavoratori dipendenti erano circa l'80% della popolazione, l'insieme di piccola, media, negli Stati Uniti, piccola, media e grande borghesia erano quindi il 20%. Intorno al 2000
i lavoratori salariati erano saliti al 90%, che può sembrare un cambiamento non grandissimo, ma questo significa che la piccola, media e grande borghesia è dimezzata nello stesso periodo dal 20 al 10%. E questo significa anche che la dimensione media dell'azienda americana è raddoppiata. Quindi da questo punto di vista l'Italia, processi analoghi sono avvenuti in tutti i paesi, con l'Italia che costituisce un'eccezione negli ultimi 20-30 anni con una riduzione della dimensione media delle imprese. Anche se dalla crisi del 2007-2008 abbiamo un ridimensionamento della piccola borghesia anche in Italia, che scende da livelli intorno al 28% a circa il 24%. Quindi, quindi il doppio rispetto agli Stati Uniti, sì, rispetto a come stai dicendo. L'Italia ha una percentuale che è ancora doppia rispetto anche agli altri paesi europei occidentali. Insomma. Quindi questa anomalia di una forte piccola borghesia italiana, insomma, è una questione che magari l'affrontiamo poi separatamente. Permane, però con l'ultima crisi è iniziata una sua ridimensionamento. Quindi in generale possiamo dire che quella che era la visione di Marx nel manifesto, appunto, di una crescente polarizzazione della classe, delle classi, e una scomparsa della piccola borghesia, soprattutto quella tradizionale dell'artigiano, del bottegaio, eccetera eccetera, sono avvenute negli Stati Uniti, come dicevo prima, è avvenuta in maniera anche violenta negli anni 30, se leggete anche Steinbeck che descrivono questi processi che sono iniziati con la scomparsa della piccola borghesia, comunque il drastico ridimensionamento della piccola borghesia contadina, che originariamente costituiva la grande maggioranza della popolazione, e poi sono proseguiti anche a livello dell'industria e dei servizi. A proposito di questo, ecco, un altro tema interessante è quello della trasformazione settoriale dell'economia, perché una cosa che si dice sempre, anche questa per confutare il marxismo, è che l'industria non è più, non costituisce più il perno dell'economia. E negli Stati Uniti è scesa intorno al 15-20% del prodotto lordo, in Europa siamo sul 30%, in Italia siamo ancora un po' più, no, in Europa sul 25%, in Italia siamo ancora sul 30%, con un calo rispetto a prima dell'ultima crisi. Ecco, anche qui l'analisi che viene fatta nel libro è di due tipi, cioè da un lato una parte delle attività che prima erano svolte all'interno dell'industria vengono trasferite, si scindono, ad esempio pensiamo a pubblicità, marketing, allora si dà queste attività, prima se le si facevano in casa vengono date a società di pubblicità marketing, questo sul, da un lato. Lato basso, le pulizie vengono date in appalto a cooperative che fanno le pulizie, manutenzione viene data, poi addirittura adesso siamo al punto che in società come grandi imprese industriali come l'auto si spezzetta tutto il processo produttivo in tanti, pur di frammentare anche la possibilità di organizzarsi della forza lavoro, quindi qui siamo, quindi da un lato c'è questo aspetto. Dall'altro, quello che avviene è che la produttività nel lavoro industriale è cresciuta molto, a ritmi molto più alti che non la produttività nei servizi. Il classico è, soprattutto nella produzione di mezzi di produzione, ma anche di beni di consumo,
abbiamo macchinari che sono sempre più produttivi, quindi c'è bisogno di sempre minore manodopera, da un lato, mentre nei servizi il taglio dei capelli, ad esempio, richiede tanto tempo adesso come richiedeva 100 anni fa, no, più o meno, secondo poi delle mode. Abbiamo qualcuno in sala che potrebbe dare il suo controllo. E quindi questo cosa significa? Significa che nell'industria cioè la quantità di lavoro per produrre dei beni materiali ha continuato a ridursi, mentre la quantità di lavoro, ad esempio, per distribuire questi beni, è vero che con il supermercato è aumentata di parecchio, perché non deve più essere il bottegaio che ti deve andare a servire per ogni cosa che ti prendi, ma te le prendi tu, però non è aumentata altrettanto, tanto che in paesi come gli Stati Uniti ci sono ormai più addetti alla distribuzione delle merci che non alla loro produzione. Poi è anche vero che una buona parte di queste merci sono prodotte in Cina e non negli Stati Uniti, e questo è un altro aspetto che però diciamo su scala mondiale si compensano le due cose, perché se c'è una deindustrializzazione in alcuni paesi e c'è una industrializzazione invece in altri paesi con minore costo del lavoro. Però da un punto di vista marxista questo non tocca niente quelli che sono le tesi fondamentali del marxismo, perché Marx analizza sì l'industria in Inghilterra, ma come esempio di come una classe vive sfruttando un'altra classe, ma non è che un lavoratore di un ristorante o un lavoratore di un'impresa di pulizie o un lavoratore di una società di ricerca, no? È diverso da un punto di vista sociale, cioè fanno parte della stessa classe, anche se poi rappresentano diverse stratificazioni, sia come salario sia come condizioni lavorative, però fanno tutti parte del proletariato e tutti si trovano contrapposti a un capitale che cerca di estorcere da loro il massimo di lavoro dando il minimo possibile di salario. Per cui anche lo sviluppo enorme dei cosiddetti servizi, parte dei quali però sono attività produttive, cioè perché per le statistiche mettono i servizi le telecomunicazioni, mettono i servizi il settore energetico, mettono i servizi i trasporti, che però sono tutte attività che da un punto di vista marxista sono comunque produttive, ad esempio. Non cambia niente da un punto di vista sociale, quindi rispetto alla polarizzazione delle classi. L'altro aspetto che dicevo è quello dei paesi arretrati, e lì nel libro troverete molti dati su un processo mondiale di proletarizzazione, che è l'altra grande previsione che faceva Marx nel manifesto, ossia di un capitalismo che stava penetrando in ogni angolo della terra e stava imponendo i suoi rapporti di produzione o con i prezzi delle merci più favorevoli, oppure con le cannonate, come con le varie conquiste da parte dei paesi imperialistici. E questo processo è oramai oggi compiuto, ma c'è ancora, cioè solamente, questo potrà anche apparire strano, ma solamente con il nuovo secolo, con il nuovo millennio, il proletariato sta diventando maggioranza della popolazione mondiale, perché fino ad ora, ma comunque in molte aree ancora oggi, la maggioranza della popolazione è ancora costituita da contadini che vivono di autoconsumo, quindi che vivono non in un rapporto di sfruttamento, di contrapposizione con l'altra classe, ma vivono coltivando la loro terra, traendone necessario per vivere. In realtà sempre meno questo, anche quando formalmente è vero, perché sempre di più un membro della famiglia va in città per cercare di lavorare un salario, un po' quello che è avvenuto qui da noi dall'inizio del Novecento fino agli anni 50 e 60,
quindi con questa disgregazione della forza lavoro agricola e sua trasformazione in forza lavoro salariata, sta avvenendo questo nei paesi, in questi paesi in via di sviluppo ed emergenti. Si può calcolare che in un trentennio, quindi, il proletariato a livello internazionale si è aumentato di circa 900 milioni, un miliardo di persone, più che raddoppiato, quindi oggi raggiunge circa un miliardo e mezzo. Difficile fare i calcoli perché non mi addentro, sono molte figure ibride in cui è difficile definire un rapporto sociale, ma la trasformazione va tutta in questa direzione. Quindi abbiamo l'inveramento solamente oggi da questo punto di vista del manifesto di Marx, e quindi anche le tesi di Marx, se vogliamo, sono più vere oggi di quanto non potessero essere non solo ai tempi di Marx, ma neanche all'inizio del secolo scorso, quando si verificarono i maggiori movimenti rivoluzionari. E questo enorme sviluppo del proletariato, da un lato sposta i rapporti di forza oggettivi tra le classi a favore del proletariato, dall'altro sposta anche il baricentro del capitalismo dalle vecchie metropoli verso a queste nuove aree, soprattutto dell'Asia, ma anche America Latina e in maniera crescente della stessa Africa. E questo, da un lato, dà nuovi sbocchi al capitalismo, dall'altro però determina crescenti tensioni anche politiche che già sono tensioni militari, basta guardare quello che sta succedendo nel Medio Oriente, ma in prospettiva anche nell'Africa, nell'Asia orientale si stanno accumulando tensioni con l'emergere della Cina e un pochettino più in prospettiva della stessa India. Non mi soffermo, ma queste sono altre contraddizioni che sono analoghe a quelle che hanno portato alle prime due guerre mondiali. Quindi non è molto, molto facile che porteranno anche a conflitti di carattere militare. Questo aspetto. Un altro punto che viene analizzato nel libro è il rapporto tra sviluppo e crisi. Qui diciamo che nella sinistra italiana c'è molto diffusa un'ideologia crisista, ossia l'idea che il capitalismo sia in crisi dagli anni 70, più o meno dalla crisi petrolifera in poi, però appunto non si spiegherebbe come un modo di produzione in crisi perenne abbia potuto avere uno sviluppo di questo genere con moltiplicato, mi pare, per 8 volte la sua produzione su scala mondiale, ha moltiplicato per diverse volte il numero di proletari che riesce a sfruttare, del cui lavoro si appropria. Quindi da questo punto di vista, se il capitalismo è essenzialmente il fatto che una classe si arricchisce facendo sul lavoro di un'altra classe, da questo punto di vista il capitalismo è andato avanti in maniera abbastanza florida. Adesso non vi voglio tediare con dei dati, ma troviate sull'ultimo articolo, del libro, alcuni dati che riguardano sia l'andamento, diciamo, secolare del capitalismo, sia
quello dell'ultimo periodo, cioè anche negli ultimi 15 anni, dal 1998 al 2014, noi abbiamo avuto un incremento a livello mondiale dell'84% della produzione. Quindi in questo periodo, che pure comprende questa crisi che è stata la più profonda del capitalismo dal dopoguerra, il mondo è cresciuto a un tasso del 3,9%, con la differenza che le economie avanzate sono cresciute di solo 35%, e mentre i paesi emergenti e in sviluppo sono cresciuti del 147%, quindi abbiamo questa divaricazione. Adesso non mi soffermo sui dati, altrimenti ci perdiamo. Quello che volevo evidenziare, però dicevo all'inizio, il capitalismo è crisi, si sviluppa, ma si sviluppa attraverso le crisi, che continuamente distruggono capitali, produzione e anche posti di lavoro, quindi gettano sul lastrico milioni di persone, come abbiamo visto dall'ultima crisi. In particolare, dall'ultima crisi l'Italia non si è ancora ripresa, cioè l'Italia è da più di 20 anni in una situazione di stagnazione, e questo, diciamo, rafforza anche una idea generale che tutto il mondo sia come l'Italia, mentre invece i capitalisti italiani sanno benissimo che non è così, perché portano i loro capitali altrove, con investimenti soprattutto finanziari ma anche produttivi, perché c'è il giro tra Est Europa e paesi extraeuropei, 1,5 milioni di lavoratori, soprattutto industriali, che sono dipendenti di società italiane e che queste si fanno lauti profitti in questi mercati e sfruttando questi lavoratori. Ecco, quindi l'idea che emerge dall'analisi che viene fatta soprattutto dell'ultima crisi nel libro è quella di un capitalismo che procede come la descriveva Marx, quindi per periodi di forte accumulazione, che poi questa accumulazione produce squilibri, gli squilibri a un certo punto arrivano a un punto di rottura, c'è la crisi, c'è una caduta e poi c'è la ripresa. Ecco, questo è il modo con cui il capitalismo va avanti, quindi modo ciclico tipico del capitalismo, con sovrapproduzione di merci, di capitali, eccetera, e che era quello poi analizzato da Marx, con una tendenza delle metropoli a ritmi decrescenti, mentre ancora paesi emergenti tengono dei ritmi che però anche qui non, la Cina è stata per parecchi anni sopra il 10%, oggi siamo intorno al 6-6,5%, sono sempre dei ritmi altissimi che le hanno permesso già di superare il livello del prodotto lordo americano a parità di potere d'acquisto e non a parità di cambi, e qui sarebbe, non apro questa parentesi, ma quindi l'idea di fondo è questa, che il capitalismo non crollerà sotto il peso delle proprie crisi, perché ogni crisi di per sé stessa riproduce le condizioni per una ripresa, svalorizzando capitali, svalorizzando la stessa forza lavoro, crea le condizioni per un nuovo ciclo di profitto. E adesso non entro in una serie di problemi metodologici nell'analisi, in cui secondo me il criterio migliore anche per valutare la salute del capitalismo è quello di andare a vedere la quantità di forza lavoro che riesce a mettere in moto e sfruttare, più che non il prodotto in termini reali, che risente degli aumenti della produttività.
quindi la quantità di lavoro vivo che esprime anche la potenza sociale del capitale, quindi la sua capacità della borghesia come classe di sfruttare un numero crescente di lavoratori, che però dialetticamente diventa anche che il proletariato diventa maggioranza della popolazione. Un articolo riguarda un tema che è caro a certi ambienti, diciamo soprattutto di orientamento borghesista, comunque quelli che hanno un'interpretazione molto meccanicista del marxismo, sia quella della caduta tendenziale del saggio di profitto, e anche così una, se volete, una tendenza psicologica a pensare che alla fine saranno il capitalismo morrà delle sue contraddizioni senza bisogno che sia la classe sfruttata a ribellarsi e a rovesciare questo sistema. Ossia, adesso non so quanti di voi conoscono la formulazione di Marx, che anzi è soprattutto di Engels, perché è Engels che scrive poi per esteso il capitolo del Capitale sulla caduta tendenziale del saggio di profitto. Il concetto generale è questo, che quello che Marx chiama il capitale costante, comunque il capitale investito, continua ad aumentare nella misura in cui ci sono sempre macchinari sempre più potenti, sempre più produttivi, quindi il rapporto tra uomini e macchine, diciamo, lo dico in maniera un po' semplificata, però vede una quantità sempre maggiore di macchine rispetto agli uomini, ma siccome la ricchezza sociale deriva dal lavoro vivo umano, quindi il saggio di profitto deve diminuire, perché diciamo, il capitale investito aumenta in maniera sproporzionata rispetto a quanto aumenta il lavoro vivo delle persone. Ecco, un'analisi fatta sugli Stati Uniti, quindi questa non vuole essere una confutazione di una teoria, ma è semplicemente, io sono partito con l'idea, trovo i dati per dimostrare la caduta tendenziale del saggio di profitto. Quello che ho trovato è che in realtà questo aumento della massa dei mezzi di produzione come valore non è rilevabile dalle statistiche. E allora, cercando di spiegare le cose, possiamo trovare che soprattutto quella che è chiamata la rivoluzione elettronica ha comportato un forte aumento della produttività, della capacità produttiva dei mezzi di produzione, a fronte di un minore lavoro necessario per produrli. Ossia, un macchinario con dentro l'elettronica può evitare una gran quantità di ingranaggi, di pezzi, cioè la stessa massa in tonnellate viene enormemente ridotta. Possiamo andare in tutti i settori, dalla meccanica alla siderurgia, alla chimica, vediamo come gli stabilimenti si rimpiccioliscono, gli impianti si rimpiccioliscono, ma aumentano la loro produttività. Pensiamo a un computer che negli anni 70, ecco, occupava tutta questa stanza, un computer che aveva la capacità, una potenza che era inferiore a quella di un nostro portatile, un laptop attuale, no? E il tempo, ciao. Il tempo necessario per produrre quel macchinario lì, allora era di anni e anni di lavoro, oggi ti compri un laptop con il lavoro di una settimana, praticamente l'equivalente del tesserario di una settimana. Per cui a questo in molti campi, tanto che adesso si parla anche di una prospettiva, anche di una forte riduzione degli stessi strati impiegatizi a seguito della riduzione del corpo.
Mi avvio alla conclusione. Questo per dire che cosa? Quindi che non, il capitalismo non ci prepara la pappa pronta, non si scava la fossa da solo, sviluppa sì le contraddizioni, ma senza una rivoluzione, una rivoluzione sociale e politica, non potrà mai essere affossato, perché lo Stato, finché avrà in mano il controllo dello Stato, anche nell'ultima crisi, alla fine hanno lasciato fallire sì all'inizio la Lehman Brothers, ma poi le altre le hanno salvate tutte le banche, con l'intervento di Stato, banche centrali, eccetera. Quindi un processo che, lasciato andare da solo, avrebbe potuto portare a una crisi da cui non riuscivano ad uscirne, invece ne sono usciti, anche utilizzando tutti i mezzi dello Stato. Beh, mi fermo qui. Dicevo, appunto, l'altro aspetto è quello dello sviluppo ineguale del capitalismo, che porta a delle crescenti tensioni internazionali e quindi anche a prospettive di nuove guerre, anche su scala non solamente periferiche, di cui è oggi possibile prevedere, anche qui il proletariato ci arriva con un minimo di capacità di opporsi, o altrimenti verrà trascinato, come è stato ad esempio nella seconda guerra mondiale, verrà trascinato. Quindi di fronte a tutto questo noi possiamo dire che il nodo che non è per nulla risolto, cioè da un lato abbiamo delle condizioni oggettive che sono le migliori storicamente mai presentate, quindi un proletariato che è la maggioranza della popolazione mondiale, in molte aree ci sono anche lotte di lavoratori estese che coinvolgono dalla Cina, l'India, Asia, altri paesi, lotte molto estese in Francia, eccetera, ma se non si sviluppa un'organizzazione con una prospettiva rivoluzionaria, queste condizioni oggettive saranno finora non incidono, non riescono a rovesciare i rapporti di forza. Per cui in questa direzione va anche la nostra azione, quella di unire i rivoluzionari che lavorano in questa direzione. Su questo terreno siamo molto molto indietro, anche se facciamo dei raffronti storici con altri periodi. Quindi contraddizioni oggettive che sono arrivate a un punto molto elevato, ma una condizione soggettiva della classe lavoratrice che la vede ancora molto soggetta alle ideologie della borghesia e incapace di organizzarsi. Da questo punto di vista c'è tutto da fare per le vecchie e soprattutto per le nuove generazioni. Se io ci sono domande? Domande o interventi, obiezioni? Ma sì, io voglio dire una cosa, io non credo che oggi come oggi sia tutto legato al mondo della produzione, no? Quindi quello che dicevi tu del proletariato, che è ancora un meccanismo di produttività, è una parte, tocca sicuramente la maggioranza, però anche paesi cosiddetti, concepiti fino a poco tempo fa, come l'India o il Brasile, invece avanzano brutalmente all'interno di settori dove la produttività non la puoi concretizzare, no? Cioè, mi è sembrato che nell'analisi che hai fatto tu si è un po' perso di vista quella che secondo me è la più grande rivoluzione, che è sicuramente Internet. Che Internet unisce, separa, sta creando nuove coscienze.
cioè nuove personalità, non solo tra i giovani che sono perennemente connessi e tutto, ma anche per noi, no? Che siamo, abbiamo avuto internet già in età adulta, e il fatto di non ragionare sul discorso che Google sia l'azienda principale al mondo in termini di profitti e che disponga della più grande banca dati in assoluto, di dati che riguardano la privacy, ce l'ha Google in mano, che vende ai militari, se vuole vendere ai militari, oppure fa giochino facendoti credere che gestisce e preserva la tua privacy. E non capire, cioè non cogliere il lato, la portata veramente rivoluzionaria, ma non in termini di coscienza critica, di sovvertiamo il potere, cioè, ma proprio in termini oggettivi di internet e di quello che implica, che ha cambiato completamente la percezione della realtà da parte degli individui, perché noi siamo profilati, raccomandati, teleguidati, però abbiamo anche la possibilità di farti vedere in seduta stante come stanno massacrando qualcuno, che ne so, in Laos, no? Piuttosto che in Birmania o dietro l'angolo di casa tua, perché ci sono telecamere ovunque, siamo tutti collegati, siamo tutti connessi. Ma da qui a costruire una coscienza critica, perché tu parli dei rivoluzionari, cioè il rivoluzionario si forma sulla coscienza critica, per quello che è il mio pensiero, all'interno di un processo di lotta che potrebbe essere anche una rivolta fine a se stessa, di cui il mondo è pieno di rivolte. Ma il rivoluzionario dov'è? Cioè come si identifica? Come lo identifichi? Quando tu prima dicevi il rivoluzionario, sì, non è facile adesso, un momento, non è, dove sono? Cioè ci sono, ma dov'è il rivoluzionario a cui fai riferimento tu? Cioè gli schemi, gli analisi, il linguaggio anche che hai adottato, io lo conosco perché ho avuto una formazione marxista rivoluzionaria, per cui tu tranquillamente citi il bordighista, ma quanti qua dentro sanno chi sia Bordiga e cosa vuol dire essere bordighista? Poi hai provato a spiegarlo, va bene, però anche il linguaggio stesso, se vogliamo creare coscienza critica, deve cambiare, deve fare conti con la realtà, c'è una cesura che vuol dire che non è azzerato lo sfruttamento, non vuol dire che non c'è l'aumento dello sfruttamento dei minori, c'è un articolo agghiacciante sui minori che arrivano dalla Siria, profughi di guerra, che sono, lo avete letto sicuramente tutti voi, sfruttati nelle fabbriche in Turchia. Allora, cioè, secondo me usare un nuovo linguaggio e non leggere quella che è stata la svolta epocale di internet, chi crea profitto vero adesso lo crea sui dati, su te individuo, e quindi c'è, cioè, un governo è qualcosa di assolutamente potenziale, che però o ce la giochiamo o non ce la giochiamo, cioè si arriva al, come si chiamano, Mad Max, ai film quelli degli anni 80 con le tribù dei cannibali e post atomico, cioè arrivi lì, non è che ci voglia molto, arrivi lì, però non fare riferimento neanche in mezzo secondo, perché sono realtà di lotta territoriali che ci sono in Italia e sono fortissime. La lotta per l'occupazione della casa in Italia si connota altro che rivoluzionaria, perché chi ha bisogno della casa inizia a lottare per averla, capisce che poi è lo sfruttato che non avrà mai la possibilità di avere un posto di lavoro fisso, inizia a odiare il poliziotto, però poi capisce che dietro il poliziotto c'è qualche cos'altro e si emancipa. Cioè, chi è questo rivoluzionario? Questa è la domanda, chi è questo rivoluzionario? Ci sentiamo, magari ci sono altri, sì. Ma io sono un po' disagio perché non ho letto il libro, una piccola critica rispetto a quello che hai detto sui ceti medi. Sì. Attenzione, perché sottovalutiamo alcuni aspetti della nostra storia nazionale. Cioè, i ceti medi sono la base di consenso dell'epoca fordista. E anni 60-70 siamo in altissimo fordismo, già quasi a ristrutturazione ultimata verso altri modi di produrre. Io anticiperei di molto,
Cioè il ceto medio è quello che dà il consenso nel momento in cui lo Stato moderno si forma e raggiunge il suo massimo, e sono i regimi degli anni 30. In questo noi siamo maestri, perché il fascismo ha la sua base di consenso nel ceto medio. Attenzione, perché rischiamo di sottovalutare una figura sociale che nel Novecento ha impresso forti posizioni conservatrici, ha bloccato il cambiamento. E voglio dire, poi noi abbiamo il caso straordinario di Antonio Gramsci, che parla del fordismo pur stando in galera, pur parlando degli Stati Uniti, quindi al di là dei numeri, no? Perché poi quando parli dei numeri si parla di ceto medio come risultato di alcuni tipi di politico, di un certo modo di produrre, e poi quando calcoliamo quanti o meno siano, non ci rivolgiamo più al modo di produzione, alla ristrutturazione eccetera, ma guardiamo all'istituzione del reddito. In questo vedo una contraddizione di un discorso. Mi spiace fare questa critica perché non ho letto il volume, è immigrato. Volevo ricollegarmi con quello che ha detto Bea. Anch'io ho una posizione di un certo tipo. Scusate. Non mi considero marxista, sono marxiano eterodosso e considero il libro del Capitale a pieno titolo come gli altri par quella opera. Mi chiedo chi può imprimere un cambiamento o agire su una trasformazione epocale oggi. Allora, il capitalismo ha diversi secoli, lo inventano i genovesi nel XII secolo. Capitalismo mercantile, quello di cui noi stiamo parlando è il capitalismo industriale. Il capitalismo industriale è storicamente determinato e, per quanto mi riguarda, comincerei, è cessato. Non è, allora, Marx ha capito tutto, certo, ci ha anche detto: guardate dove tira la locomotiva, e la locomotiva adesso non è più nel modo di produzione capitalistico industriale, è nella finanza. E questo è inquietante da un certo punto di vista, perché allora il proletariato è il risultato del modo di produzione capitalistico, sono due risultati, la borghesia e il proletariato. E noi ci siamo illusi, perché questa è una mia enorme autocritica, che il cambiamento verso una società nuova potesse venire dal risultato della società che si vuole superare. Allora, la borghesia ha preso il potere, ma non era la classe dominante nelle società con i modi di produzione antecedenti. La borghesia spinge, rompe, fa rivoluzione e prende il potere, ma è qualcosa di nuovo. Il proletariato è il risultato di quella società. Faccio fatica a pensare, a immaginare come il risultato di questa società possa dare la via a una nuova, e forse questa è la spiegazione del perché il socialismo scientifico nella messa in pratica è stata un'utopia. È una mia grossa autocritica, la adeguo, perché altrimenti il mio collegamento con quello che diceva Bea sarebbe delirante. Il modo di produzione non è più quello industriale, dove c'è la locomotiva del capitalismo, ma il modo di produzione è quello del capitalismo finanziario. E in questo io recupero la lezione di Raniero Panzieri. Noi abbiamo grandi studiosi in Italia, Gramsci, Panzieri, e Panzieri lo scriveva già negli anni 60, al modo di produzione MDM', e mi scuso se qualcuno non capisce, si è sostituito al modo di produzione D', cioè quello basato sull'interesse. Allora i proletari oggi, sussunti nel modo di produzione capitalistico-industriale, sono sussunti nel modo di produzione finanziario, fondi pensione, indebitamento. Concorrono i proletari del nord del mondo nello sfruttamento globale basato su saggi di interessi, banche, prestiti, eccetera. È l'ultima, ne discutevo in casa stasera, questa vergogna dell'anticipo della pensione, e la dice lunga rispetto al fatto che il piccolo risparmio di un proletario viene già sussunto in partenza dal capitalismo finanziario. Perché lo Stato non mi dà un anticipo sulla pensione dandomi il TFR? No,
è un prestito che viene concesso tramite le banche, perché il capitalismo monopolistico di Stato non esiste più. E quindi il proletario oggi è tanto quanto il grande finanziere, perché fa parte di questo modo di produzione finanziaria, come cent'anni fa era all'interno del modo di produzione capitalistico industriale. E quindi io mi chiedo chi può essere la figura di riferimento oggi per costruire una società nuova, chi oggi vive di un modo di produzione non capitalistico che può imporre questo modo, perché è concorrenziale dal punto di vista produttivo e sociale. E io ho tanti anni che mi sto facendo queste domande, ma sono serie, perché vuol dire essersi, cioè trovare una collocazione in questo cazzo di mondo, scusatemi, che non dobbiamo stupirci, vive di anni, vabbè, ma il capitalismo mercantile ha vissuto 1000 anni basandosi sul pepe, la noce moscata, lo zafferano, roba inutile, totalmente inutile, quindi che viva di armi oggi, forse anche... All'Expo, se andavi a dire all'Expo, sta roba qua, che tutte puttanate, la borghesia ti sparava addosso. Comunque, se possiamo essere anche d'accordo che il pepe non sia così. Però appunto, premetto, non ho letto il libro, chiedo scusa, la mia quindi vuole essere una domanda su cose che non hai detto. Quello che hai detto ci distingue, ci distinguono posizioni, evidentemente. No. Perché roba per Roberto per rispondere, però se c'è ancora qualcun altro non abbiamo problemi, sì, sulle sue spalle che sono molto... Se inizio a rispondere probabilmente... No, aspettiamo, c'è queste sono altre domande, visto che comunque abbiamo ancora tempo, sono le 10, quindi se... No, deve rispondere, non ci ha spiegato cosa vuol dire. Sono altri interventi. No, vai. Allora, rispondo prima alla compagna. Forse tu sei entrata un po' dopo, per cui non hai sentito che ho citato internet proprio come quella cosa che permetterà il comunismo, nel senso di permettere un piano sociale a livello mondiale e rapportare i bisogni alla produzione senza bisogno della mediazione del mercato, del profitto, eccetera. Però il tuo discorso era più un altro, ma... e se vuoi ho anche citato rispetto alla caduta del saggio del profitto il fatto che l'elettronica ha prodotto questo. Ora, nel tuo discorso mi sembra di aver visto che vedi internet sotto due aspetti. Cioè, da un lato sotto l'aspetto della monopolizzazione dell'informazione da parte di Google e pochi altri, anche se vedremo, perché ad esempio la Cina sta sviluppando i propri Google e i propri, quindi sul piano internazionale c'è comunque un intervento anche degli stati che possono anche selezionare cosa noi possiamo vedere e no. Cioè, parliamo della Cina, in Cina se clicchi Tiananmen non c'è paragone, nulla, ma un domani lo possono fare anche da noi, come l'hanno fatto in Egitto, come a me è successo di cercare di collegarmi con un gruppo francese dopo gli attentati terroristici di Parigi e non sono stato in grado di collegarmi perché ovviamente avevano tagliato. Quindi quindi da un lato è vero che c'è un sviluppo di un monopolio, però adesso vediamo anche che gli europei stanno facendogli pagare un po' più di tasse, eccetera. Però da questo a pensare che sia Google, sia comunque internet la fonte della ricchezza, cioè semplicemente è possibile una fortissima centralizzazione degli investimenti pubblicitari in quel settore e quindi proprio perché è su scala mondiale, mentre gli altri investimenti pubblicitari sono più su scala nazionale e quindi possono realizzare effettivamente dei valori. Poi Google sarà la più grande, non ho presente
presa la vista dalla capitalizzazione, perché si fa riferimento ai profitti, ma se lo guardi dal punto di vista del fatturato, della produzione, è Walmart, che però anche non siamo nell'industria, anche se sta perdendo terreno, seguito però dalle società petrolifere, dalle società, delle maggiori società, sia dell'auto che dell'elettronica. Questo dal punto di vista di quale indice? Dall'indice del fatturato e del numero di dipendenti, quindi della forza lavoro. Poi in realtà Google non sarebbe nulla senza i milioni di persone che producono gli oggetti o i servizi sulla cui pubblicità Google vive. Quindi se non ci fosse sotto semplicemente una ripartizione del plusvalore tra vari settori, e Google, sì, avendo un carattere monopolistico, così come gli sheik dell'Arabia Saudita, avendo un monopolio sul petrolio che estraggono in quella regione, insomma, due tipi di rendite diverse, diciamo, ma quella è pure una rendita di carattere monopolistico, che potrebbe essere spezzata, anche se lì ci sono, è difficile riuscire a superare, una volta che un'azienda si è affermata in un settore come questo, è difficile riuscirla a scalzare, anche se riesce a sviluppare dei nuovi algoritmi, magari anche più capaci o meno. L'altro aspetto che dicevi, quello della formazione della coscienza, sì, penso che sia una cosa su cui occorre pensarci parecchio, perché da un lato è vero che i giovani, ad esempio, guardano meno la televisione rispetto alla generazione precedente, perché guardano più internet, e adesso anche i cellulari con i vari social media, eccetera. Però è anche vero che quando tu clicchi qualsiasi cosa su internet, alla fine è Google che sceglie cosa tu vedi, perché su un milione di possibili risposte te li mette in ordine in base a quanti soldi si becca Google stessa dai vari clienti, e quindi è anche questa una conoscenza molto condizionata, e se non hai già sviluppato tu un senso critico antecedente, quindi sei in grado di dire scelgo quello che voglio io, non quello che mi sbatte Google nella prima pagina, alla fine seguirai l'onda, e quindi non rischia di non essere meno massificato che non il sistema dominato dalla televisione. Quindi anche lì il senso critico si sviluppa solamente attraverso l'azione concreta rispetto a un lavoro anche politico, che non può essere fatto solamente tramite internet. Con questo, senza nulla togliere anche alle potenzialità che hanno i social media, Facebook e compagnia, anche come diffusione di idee, di posizioni, su questo ti do ragione. La vecchia sinistra è molto in ritardo e ha molto da recuperare anche come linguaggio con cui rapportarsi con i giovani, per cui da questo punto di vista accolgo l'invito, e se ci sono suggerimenti senz'altro sono utili. Dobbiamo spiegare il bordiglismo, facciamo meglio. Rispetto alla questione dei ceti medi, allora il compagno ha sollevato diverse questioni. Allora, rispetto ai ceti medi, è vero che i ceti medi hanno avuto un ruolo, ad esempio, anche nell'ascesa del fascismo, eccetera, ma è anche vero che sono stati ridimensionati fino a quasi scomparire nelle maggiori metropoli imperialiste. È un fatto, se vuoi analizziamo statisticamente quanta era. Poi il termine ceti medio è un termine sociologico. Metropoli imperialiste, che cosa intende? Che significa niente e tutto, no? Cioè, se andiamo a vedere tutti gli Stati Uniti, l'Europa occidentale, Giappone, eccetera, noi abbiamo una forte riduzione del numero delle persone
che non vivono vendendo la propria forza lavoro, ma vivono o lavorando in proprio, e quella non è propriamente piccola borghesia, ma sono lavoratori autonomi, oppure che sfruttano, cioè lavorano essi stessi, ma con a fianco qualche uno o due o tre lavoratori dipendenti, questa è la piccola borghesia. Questo numero, questa tipologia di persone è molto diminuita. È vero che il fascismo li ha difesi, infatti ancora adesso tutta una serie di settori di piccola borghesia professionale è ancora protetta dalle leggi fasciste che impediscono società di capitale, ad esempio tra gli avvocati e settori come questi, che in Italia sono protetti. C'è qualche avvocato? Così negli Stati Uniti avremo studi di avvocati con 500 o 1000 dipendenti, in cui l'avvocato è un dipendente come un impiegato come un altro, qui invece possono essere solo studi associati di avvocati. Ma è una legge del periodo fascista? È una legge del fascismo che rimane ancora in vigore, c'è stato battaglie parlamentari per abolirla, non sono mai riusciti ad abolirla, anche perché hanno un peso parlamentare ancora consistente. Quindi da questo punto di vista analizziamoli statisticamente, i ceti medi stanno scomparendo. Se per ceto medio si intende chi guadagna da una fascia da tot a tot'altra, allora sì, probabilmente è vero. Però anche da questo punto di vista non c'entra niente con la questione piccola borghesia, ma quelle che erano aristocrazie operaie, aristocrazie salariali di decenni fa sono praticamente scomparsi in Italia. I lavoratori, gli operai dell'Enel, i bancari, eccetera, che allora beccavano due, tre volte lo stipendio medio di un operaio, adesso prenderanno il 20% in più e li stanno tagliando, per cui anche questi strati privilegiati di lavoratori salariati sono stati fortemente ridimensionati, soprattutto in un paese come l'Italia. L'altra tesi che il capitalismo è quello della finanza, scusami, ma è una grande puttanata. Dici che il marxismo è completamente sbagliato come metodo di analisi della società, oppure la finanza non può fare altro che vivere di una quota del plusvalore prodotto nella produzione reale da parte del lavoro produttivo, ossia i finanzieri senza l'industria. Cioè, i finanzieri tra l'altro non fanno altro che, come attività diciamo positiva, fluidificare il capitale in modo da farlo arrivare laddove ci può essere più profitto. Poi gran parte dell'attività degli speculatori è fregarsi a vicenda, perché se io vendo le azioni perché penso che siano salite abbastanza e l'altro le compra perché fino adesso sono salite e quindi pensa che salgano ancora, uno ci guadagnerà e l'altro verrà fregato, ma è un gioco a somma zero da questo punto di vista. La finanza nel 2007 negli Stati Uniti ha raggiunto il massimo di quota sul prodotto lordo americano del 14%, certamente abnorme, ma poi è crollato fortemente perché con la crisi finanziaria sono andati tutti a gambe in aria. Le teorie degli yuppie cresciute negli anni 90 eccetera, che erano la nuova classe del futuro, sono andati a pallino, licenziati dopo essersi rovinati la vita drogandosi e compagnia, no? Per cui questa storia della finanza, sì, la finanza è sempre più connessa con l'industria, e allora da questo punto di vista è una parte integrante del capitale, ma se non ci fosse il profitto nella produzione reale, un plusvalore prodotto dai lavoratori produttivi, i finanzieri potrebbero andare sotto i ponti perché non ci sarebbe niente per loro. Quindi è un problema di rapporti tra diverse frazioni del capitale, ma se non c'è MDM primo, non potrebbe esserci D di primo.
questo è certo, quindi se non c'è la produzione reale non ci può essere, nessuno si può arricchire semplicemente scambiandosi dei pezzi di carta o delle note o delle cose su internet. E tu cerchi un agente esterno, non lo so se da Marte può arrivare qualcuno a, a rovesciare questa società, ma il metodo marxista è proprio quello di vedere come dalle contraddizioni sviluppate all'interno è possibile superare, arrivare a un nuovo modo di produzione come finora sempre è avvenuto. Cioè anche la borghesia, certo non faceva parte del sistema feudale, anche se in parte era connessa con naturata, e certo la borghesia si afferma economicamente, mentre il proletariato non si afferma liberandosi dal rapporto di lavoro salariato, quindi portando avanti, quindi spezzando le catene che lo legavano. Ora, io penso che non bisogna confondere l'attività sindacale, che questa sì che è integrata e all'interno del capitalismo, con invece una lotta che è rivoluzionaria, che deve essere contro lo Stato per rovesciare il potere politico della borghesia. Ora, se il proletariato si limitasse a una lotta per aumentare il proprio salario o migliorare le condizioni del proprio sfruttamento, allora è vero che non potrebbe superare questa soglia che lo vede all'interno di un sistema capitalistico. Invece deve porsi il problema dello Stato, e questo è il senso di un'organizzazione, di una lotta di tipo rivoluzionario. Per cui io non cercherei un altro agente, anzi, quale altro agente può esserci se non chi è diventato maggioranza dell'umanità e sta subendo crescentemente quelle che sono le contraddizioni di questo sfruttamento. D'altra parte, anche lotte come quella della Francia, adesso forse non c'eri quando ne parlavo all'inizio. Era in Francia però, Matteo. Sono la dimostrazione del fatto che questa contraddizione fondamentale è ancora viva e operante, e sta portando strati di operai, di giovani, di lavoratori francesi in netta, diretta contrapposizione contro lo Stato. Basta guardare gli scontri di piazza che stanno avvenendo, no? E lì c'è una palestra in questo senso, no? Di verificare come lo Stato sia al servizio dei padroni, come il governo, che pure è di sinistra, è stato eletto, Hollande è andato, ha preso i voti dicendo che faceva pagare il 75% di tasse ai ricchi, no? E poi è finito col fare aumentare l'orario di lavoro agli operai, no? E allora lì è lì che si può formare una coscienza rivoluzionaria, ma ci vuole anche che ci sia delle organizzazioni, che questa si produca in organizzazione e non rimanga così vaga volontà di vita. C'è spazio per altri compagni? Bino, dal tuo punto di vista lo conosco, siccome so che è abbastanza antitetico, quindi pensavo che se vuoi esprimerlo. Condividevo un po' le loro posizioni, no? Aggiungerei una cosa, no? Ho visto che adesso non viene più sfruttato la forza lavoro, viene sfruttato, diciamo, il valore energetico. Come non viene più sfruttata la forza lavoro? Ci sarà sempre, no? Il lavoro sarà quello, diciamo, più della, delle assistenze, però il lavoro con la produzione delle merci è sempre fatto maggiormente dalle macchine, dai computer, per cui diventa la produzione diventa ottimizzare queste forme di, e non essendo, per il mio parere, non essendo, diciamo, più
ridotto, diciamo, la pressione sulla forza lavoro, ma viene sfruttato maggiormente il valore diciamo, energetico. Si intende il valore energetico? Il valore energetico, cioè, è, alla fine è solo il costo energetico il prodotto della merce. Perché cioè, viene fatto dalla macchina, la macchina, cioè, meno che nella mia attività, cioè, viene sempre più spostato, cioè, anche la mia attività è in crisi, che è un'attività di tipo intellettuale, ma c'è sempre meno bisogno perché viene fatto, viene spostato. Vedi, io vorrei che tu venissi un giorno con lo sportello del Sicovas, no? E vedresti come quello che stai dicendo è come se detto da un marziano. Cioè io ti potrei scrivere un libro su tutti i casi. Anche cos'è il Sicovas? Quotidiani di sfruttamento, sportello di un sindacato di base dove arrivano lavoratori italiani e immigrati, soprattutto immigrati, no? Con i loro mille problemi quotidiani, no? In cui altro che lo sfruttamento è spostato sulle banche. No, quello senz'altro, non c'è. Però lui parla, lui forse senz'altro, cioè, quello esiste ancora, continua, ma non stai parlando da però, cioè, io sto diciamo, proiettando forse un po' l'utopia la mia, quello che dico. Cioè una società che sta cambiando, cioè non si può più leggere con quei parametri tradizionali. Cioè è chiaro che esiste ancora questa realtà e esisterà sempre. Però c'è una rivoluzione tale, cioè l'internet ha introdotto, diciamo, ha rivoluzionato completamente qualsiasi cosa. Anche il lavoro intellettuale ormai viene sempre meno richiesto. Perché cioè, le banche ormai è l'utente che cioè, fa quello che necessita. Addirittura nell'amministrazione adesso viene introdotto il servizio online in cui sarà chi ha la necessità di fare. Esatto, cioè sì, da quel punto di vista tutte le forme di lavoro vengono annullate. Non è pubblicità, non è medico, è pubblicità Google, scusami. Cioè, infatti il problema è che Google sta offrendo servizi e banche dati, cioè, non è cioè, se anche dati le funzioni della pubblicità. Google offre servizi, cioè servizi, si chiama pagamento, si ricordano chi deve vendere. Sistema, no, ma se che l'economia diventa un consiglio elettronico, cioè vendono tutto apparentemente tutto gratuito, in realtà tu paghi tutto, sì. Cioè, ma siamo oltre il problema, oltre. Cioè la forza siamo noi che forniamo le informazioni, ma certo, a Google. Infatti il problema è farsi pagare queste informazioni che non affrontano tutto il nostro pienamente, siamo noi il prodotto. Ma adesso cerchiamo di capire. No, ma capiamo, no, siamo allora su posizioni diverse, sì, però una lettura diversa. È una lettura diversa. Da un lato è vero che si riduce la necessità di lavoro, no? Con l'elettronica, eccetera. Cioè, per determinate mansioni, è vero, sì. Esempio, che tu prima eri autonomo, adesso diventi un salariato. Cioè voglio dire, questo si intende, come lo intendo io. No, quello che dice ad esempio. Certi lavori di impiegato pubblico che prima doveva stare allo sportello a rispondere a una serie di cose, no, adesso sarà più da casa, clicca perché si è iscritto all'anagrafe, eccetera, eccetera. E quindi, però questo significa solamente, cioè, da un punto di vista comunista, significa che si riduce il lavoro sociale necessario per avere una determinata serie di cose e quindi è possibile ridurre l'orario di lavoro e stare bene come prima. In una società diversa. In questa società significa che tu licenzi una serie di impiegati che prima facevano lavoro e che adesso. Cioè, se non capiamo questo, ci sarà sempre una riduzione della forza, aumenterà sempre, vuol dire che cioè, possiamo dare una colpa al governo, no, assistente, anche cioè, possiamo sempre trovare un colpevole, cioè, ma il mondo sta cambiando. E perché diciamo, cioè la produzione, cioè nelle società passate il contadino produceva per sopravvivere, con l'industria ha creato questo bisogno delle merci, la macchina, la lavatrice, adesso è passato anche questo, siamo oltre questo perché le macchine producono gli oggetti, addirittura nei servizi, stiamo superando il discorso dei servizi, c'è la capacità diciamo produttiva e concentrata, adesso non riesco a focalizzare bene il mio concetto perché non
non sono preparati, diciamo, su questi argomenti. Per cui la descrizione è un po', come dire, sommaria e brutale, diciamo. Però non so se un po' capito il senso della mia intenzione. Sì, però io vorrei farti capire che non è così. Cioè, innanzitutto, se tu guardi statisticamente il numero di lavoratori, anche nei paesi sviluppati, sta continuando ad aumentare. Quindi c'è una continua trasformazione. Quindi prima l'agricoltura era l'80%, è diventata il 2%. Quindi prima l'80% del lavoro sociale era volto a dare da mangiare alla gente. Adesso il 2-3%, aggiungi l'industria alimentare, arriveremo a un 4-5% del lavoro sociale e tu hai mangiato. No. Ci sono tutta una serie di altre attività, bisogni, eccetera. L'industria era arrivata intorno al 40% degli addetti per produrre i vari beni che andavano prima dalle cose semplici fino ad arrivare all'automobile, al frigorifero, eccetera, eccetera, e adesso si riduce a un 20%, 25%. I servizi si espandono, però ecco, già lì guardiamo tutti i ragazzi che vanno nei fast food, che vanno a lavorare, che cercano adesso dei lavori e finiscono in questi servizi qui, sono lavori in cui sono sfruttati fino in fondo, lavoratori che fanno attività, ma anche un ingegnere informatico, anche l'ingegnere, questo è un altro, a livelli da paura dalle cooperative, ma dico, anche se andiamo sulle fasce alte, cioè hai l'ingegnere elettronico, che ne conosco, no? Che va in ufficio la mattina e alla sera non hanno un orario in cui finiscono, alle 7:30, alle 8:30, no? E la paga è sempre quella, quindi fanno gli straordinari neanche pagati. Questo qui è sfruttamento moderno, modernissimo, ma è sempre sfruttamento, che non sarà il sudore della fronte, ma il cervello che è ancora più allenato di quello che c'ha il sudore della fronte, che arriva a casa, che non capisce più niente e che la mattina dopo deve tornare a lavorare. Quindi cambiano le forme, ma la sostanza è sempre che c'è una classe che si arricchisce sempre di più, e su questo però nessuno è intervenuto, perché c'è Piketty, no, che ha scritto un libro, Il Capitale del XXI secolo, no? Pur limitandosi a analizzare gli aspetti della distribuzione del reddito, però dimostra che siamo tornati al livello di differenze sociali della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, cioè alla fine della prima fase liberista. No, forse possiamo trovare un punto in comune. Cioè, alla fine non è più intanto il capitale, lo sfruttamento, la classe, però non avrà più valore, cioè, per cui sono costretti a alzare talmente tanto. Cioè, stiamo parlando adesso a livello utopico, non, per capire, parliamo, diciamo, in modo estremo, diciamo, dalla necessità, diciamo, concreta dello sfruttamento, non so, la badante, la persona sfruttata, a questa produzione eccessiva di capitale, come sta dicendo lei, che alla fine diventa sempre più infinito, si riproduce sempre. Però non ha neanche più senso questo, perché uno, quando ha, diciamo, la sufficienza per mangiare, cioè per vivere, diciamo, le cose essenziali, deve solo trovare delle forme per garantirsi il capitale, per essere riconosciuto, cioè per avere una macchina, non so, costosissima, costerà milioni e milioni, che però ha il valore in sé stesso. La borghesia non è il problema del consumo, poi faranno sfoggio, c'è quello, lo sceicco che si riveste d'oro il cesso, no? Perché non sa dove andarli a mettere, sono forme patologiche, no? Però il capitalista è lui stesso una funzione del capitale, cioè è diventa una funzione di un meccanismo. Non ha più senso, diciamo,
diciamo lottare con queste forme, perché si stanno spostando. Questo vuol dire che quella classe è diventata inutile, che quella classe lì è diventata inutile, che possiamo tirarla via e la società può andare molto meglio. Perché si riprodurrà sempre quella classe. E no, se noi aboliamo le classi, quindi aboliamo, forse siete arrivati dopo, aboliamo questa separazione tra il lavoro salariato e i mezzi di produzione, che oggi hanno la forma di capitale, ma domani perderanno questa forma di capitale, no? Allora è possibile, non ci saranno più chi si arricchisce sul lavoro degli altri. Sì, ma benissimo, è la natura umana. Vabbè, questa è la natura umana. Questa è l'internizzazione degli attuali rapporti di produzione. Ciao Beatrice, ci vediamo. Ciao. No, no, non voglio monopolizzare. No, no. No, la natura umana. No, possiamo anche affrontare la natura. Ci sarebbe anche da fare questo. Ciao Beatrice, grazie. Ciao Nello. Grazie. Ci vediamo. Grazie. Grazie. Ciao. Vabbè. Natura umana. Sono natura umana. C'è qualcun altro che vuole intervenire su altri temi, anche su questi che però io voglio dire una cosa, sì. Perché non conosco completamente pagine marxiste, non ho letto prima, però non ho letto solo queste robe, però non ho capito bene, non mi è chiaro. Si parla di organizzazione, superamento delle classi, eccetera, ma non si nomina il partito. Quindi, siccome nella mia logica l'unico organizzatore moltiplicatore degli sforzi del proletariato per divenire a una rivoluzione del partito, volevo capire la posizione su questo, perché un po' mi sembra che poi raduni un po' il concetto di tutti, no? Non c'è un ente che viene da fuori, è il proletario lo stesso, non vuole da se stesso, senza un'organizzazione, certo, non può arrivare a questo. Quindi mi sfugge questo passaggio sul partito, che non è stato menzionato nell'ultima parte del discorso. Sì, beh, io l'ho citato, la necessità dell'organizzazione, e pensiamo che occorra lavorare per costituire un partito che sia un partito reale del proletariato e che sia radicato in esso e in grado di dirigerne i movimenti in senso rivoluzionario, come noi vediamo. Pagine marxiste viene da un'esperienza che considera negativa, che è quella di lotta comunista, e proprio per superare questo tipo di esperienza si pone l'obiettivo di realizzare un'unità dei comunisti a scala nazionale e anche a livello internazionale. Ora si pone il problema se sia possibile la costituzione di un partito in una fase in cui non ci sono dei movimenti di carattere rivoluzionario, quindi in una fase stagnante dal punto di vista della lotta di classe. Noi pensiamo che questo sia possibile, però la strada è molto difficile. L'esperienza di lotta comunista è stata negativa, nel senso che non lo consideriamo, è un'organizzazione che ha cessato di svolgere un ruolo rivoluzionario, è diventato funzionale anche al capitalismo oggi, al sistema capitalistico in Italia. Non ha portato avanti nessuna opposizione rispetto ai vari interventi dell'imperialismo italiano, guerra dell'Afghanistan, nell'Iraq, in altre situazioni, utilizzando l'ideologia del fatto che c'è un imperialismo europeo che avrebbe soppiantato quello italiano come pretesto ideologico per non contrapporsi allo Stato italiano e ai suoi interventi, quindi una forma di opportunismo. Inoltre è un'organizzazione chiusa al suo interno, senza
partecipazione a movimenti di lotta in cui è stato addirittura invitato dalla Triplice, dalla CGIL a partecipare alla mobilitazione del 1° maggio, è organicamente parte di questo sistema in cui appunto queste forme vedono l'utilizzo di varie forme di opportunismo, tra cui c'è anche questa oggi. Però c'è un'obiezione di principio proprio sulla opportunità, la possibilità che un partito si formi in un momento storico, non ho capito bene. No, che si formi. No. Noi lavoriamo per arrivare a un'unità dei comunisti, cioè di coloro che vogliono portare avanti una trasformazione radicale. Abbiamo trovato molte resistenze di tipo localistico, personalistico, in ciò che c'è ancora un movimento diffuso anche tra i giovani è molto diffusa un'ideologia antipartito, un'ideologia di tipo anarchico, diffusa anche dalla stessa borghesia, ma anche frutto del fallimento di altre esperienze. Di altre esperienze di organizzazioni della sinistra storiche, il borghesismo è rimasto un ramo sterile all'interno della sinistra, si è praticamente estinto, è rimasto qualcosa di